Ciao amici creativi in cucina, dico la creatività che prima fai e poi butti tutto. No, scherzo, dai. Dunque, oggi dopo una bella serata passata ieri con degli amici e aver fatto un barbecue, sono avanzate delle verdure grigliate nel barbecue. Così dopo una telefonata ispiratrice con un'amica Elisabetta stamattina, ho pensato di fare un sugo. Un sugo creativo visto anche la giornata piovosa. Così ho cominciato a tritare delle carote, ho versato dell'olio extravergine d'oliva in un tegame e ho aggiunto tre spicchi d'aglio. Poi ho cominciato a sminuzzare le verdure cotte ieri al barbecue. In questo caso la cipolla, che poi ho versato insieme al resto nel tegame. Poi ho preso le striscioline di peperoni e ho tagliato anche loro. E le ho versate nel tegame. Infine ho preso anche le melanzane, cotte sempre ieri sera al barbecue, e le unite al resto. Ho cominciato a soffriggere il tutto e poi ho aggiunto la carne macinata di suino in questo caso. E ho aggiunto un pizzico di sale. Poi un bicchiere di vino rosso, un Monica per l'occasione, e ho mescolato. Ho aggiunto delle spezie, peperoncino, paprika e rosmarino, e poi ho tolto le tre testine d'aglio lasciate precedentemente. Ho aggiunto il sugo, una passata di pomodoro, un cucchiaino di sale e un cucchiaino di zucchero che mi serve per togliere un po' di acidità del sugo. Poi ho aggiunto una puntina di senape. Questo è un particolare rubato anni fa a un bravissimo cuoco. A quel punto ho aggiunto una fettina sottilissima di pecorino. La pasta è pronta, è uscita benissimo e era veramente squisita. Alla prossima ricetta.